È stata una grandissima opportunità per noi giornalisti avere la possibilità di confrontarci a 360 gradi sul tema in effetti della libertà di informazione, perché questo poi significa mettere in relazione il giornalismo con l'informazione giudiziaria. Io ho dovuto notare e sottolineare come purtroppo il legislatore e la magistratura italiani sono assolutamente arretrati rispetto a quella che è la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Da questo punto di vista noi faremo un'azione perché ci si adegui, e in ogni caso siamo pronti a ricorrere in quei casi in cui il diritto al cittadino di sapere viene maltrattato per alcuni comportamenti che non sono conformi ai principi della CEDU, appunto alla Corte di Strasburgo. Noi siamo particolarmente felici in questa occasione di avere instaurato un ponte di dialogo, in particolare con il mondo del giornalismo, della stampa, dei media, con il quale forse talvolta questo dialogo è mancato. Noi come giuristi abbiamo bisogno anche di conoscere quali sono le esigenze, gli interessi, i valori che sono fatti propri dal mondo della stampa o dei media. Il rapporto tra giustizia e informazione è un rapporto estremamente delicato. C'è la necessità di tutelare un segreto delle indagini, c'è una esigenza dei giornalisti di fare cronaca giudiziaria, di informare l'opinione pubblica, c'è un dovere anche della magistratura di informare. È un difficilissimo equilibrio, si tratta di dare notizie rispettando il segreto, rispettando la dignità delle persone, anche se raggiunte da indizi di reati estremamente gravi. Io credo che sanzioni siano difficili da imporre, quello che conta molto è la professionalità di tutti gli attori di questo processo, magistrati, avvocati e giornalisti. Ci sono due piani, uno è quello dell'inchiesta penale che fa riferimento esclusivamente alla normativa del codice, quindi alle fattispecie astratte e generali che concretizzano le ipotesi di reato con l'obbligatorietà di azione penale da parte del pubblico ministero. Diversa è invece l'inchiesta giornalistica che ha come stella polare la rilevanza sociale, quindi bisogna tenere presente queste cose prima di porre qualunque tipo di divieto. Sembra strano che in una legislatura non ha saputo in qualche modo limitare le cosiddette querele temerarie che svolgono un chilling effect, cioè un effetto intimidatorio sulla libertà del giornalista di informare correttamente il cittadino, poi si arrivi a disporre un qualcosa che costituisce, se dovesse andare in porto con alcune norme che non ci piacciono, il decreto legislativo sulla questione delle intercettazioni, ulteriori limiti al diritto al cittadino di essere correttamente informato. Noi faremo fino alla fine la nostra battaglia e se la perderemo abbiamo, come dicevo prima, la possibilità di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.